Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Questo è il tag del passato. Io l'ho visto su una serie di canali, però devo essere sincera, non ricordo chi sia stato a ideare questo tag. Quindi se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti così io posso andare a mettere il canale in info box, perché in questo momento sinceramente non riesco a ritrovare chi è stato a ideare il tag. Comunque mi è piaciuto e ho pensato di rispondere anch'io a queste domande. Parto subito con la prima. Quando sei nata? Dunque, io sono nata il 27 marzo del 1979. Il tuo cartone animato preferito da bambina? Dunque, io ho già risposto a questa domanda in un sacco di tag. Comunque, il mio cartone animato preferito quando ero piccola erano i Puffi. Come passavi le tue giornate nel periodo scolastico, medie e superiori? Dunque, alle medie, che comunque ero anche un po' più piccola, solitamente andavo a scuola e stavo tutto il giorno a scuola perché io alle medie facevo il tempo pieno, quindi arrivavo a scuola alle 8, uscivo da scuola alle 4:20, alle 16:20 del pomeriggio e siccome era una scuola lontano da casa mia, dovevo prendere due autobus e quindi prima di arrivare a casa erano le 5 passate e quindi poi quando arrivavo ero talmente stanca che non è che avessi voglia di fare chissà che cosa. Però a volte magari uscivo un pochino con mia mamma, andavamo magari a fare la spesa lì nella nostra zona, tanto per uscire un po', e poi arrivavo a casa e mi mettevo a studiare o comunque mi guardavo un po' di televisione, anche se ne ho sempre guardata poca, però forse nel periodo delle medie ne guardavo un po' di più. E quindi insomma questo è quello che facevo. Invece alle superiori che facevo mezza giornata a scuola, al mattino andavo a scuola e al pomeriggio di solito uscivo con le mie amiche. Quando non uscivo con le mie amiche uscivo con mia mamma, quando non uscivo neanche con mia mamma magari stavo a casa e quindi facevo altre cose come ad esempio guardare un po' di televisione, anche se dicevo prima ne guardavo poca, però ogni tanto comunque qualcosa guardavo, magari stavo al telefono con qualche amica, con qualche fidanzata. Insomma, facevo queste cose qua che più o meno penso facciano tutti i ragazzi di quell'età lì. Quindi, insomma, studiare poco, ragazzi, non è che passavo tanto tempo sui libri. Quindi, studiare sì, studiavo perché comunque non mi hanno mai bocciata, quindi il mio lo facevo, però, insomma, niente di eccezionale. Hai sempre abitato nella stessa casa? Dunque, finché io non sono venuta a convivere, sì, perché sono nata nella casa nella quale abitano ancora i miei genitori e sono sempre rimasta lì. Poi sono venuta a vivere con il mio compagno nella casa attuale, però avevo già 27 anni, quindi gran parte della mia vita, diciamo, giovanile, l'ho passata nella stessa casa. Il nome del tuo primo fidanzatino? Dunque, io se parliamo della prima cotta, ero all'asilo e il bambino che mi piaceva si chiamava Simone. Se invece andiamo un pochino più avanti e quindi parliamo di qualcuno con cui comunque io ho avuto anche, diciamo, uno scambio relazionale, nel senso che magari eravamo proprio fidanzatini, tra virgolette, quindi c'era, diciamo, un minimo di relazione, se così si può chiamare a quell'età, comunque insomma c'era qualcosa. Allora, il mio primo fidanzatino, proprio il primo in assoluto, si chiamava Andrea, però è stata una cosa brevissima perché è durata un giorno, però quello è stato il primo. Vabbè, ragazzi, molto lunga. Poi mi sono rifatta dopo perché la relazione attuale sapete che è molto lunga e va avanti da molti anni, però diciamo che non sono partita proprio benissimo. La tua migliore amica a scuola. Dunque, io a scuola ho avuto sia un migliore amico che una migliore amica. Alle elementari e alle medie avevo come amico un maschio col quale mi vedevo, veniva a casa mia, andavo a casa sua, facevamo delle cose insieme, insomma, eravamo solo amici, però ci frequentavamo molto. Invece poi alle superiori ho avuto una serie di amiche femmine, ma in particolare una che era proprio la mia migliore amica, con la quale mi confidavo, ci scambiavamo un sacco di confidenze, c'era un rapporto di amicizia molto più stretto, andavo molto spesso a casa sua. Lei veniva meno a casa mia, ma semplicemente perché lei aveva la casa più bella e più grande, quindi era meglio vedersi da lei. E quindi insomma, ci frequentavamo tantissimo, ci siamo anche frequentate con i nostri poi fidanzati quando siamo cresciute, quando siamo diventate più grandi,
Però, come spesso succede in quel periodo, quando è finita la scuola, poi non ci siamo più viste, non ci siamo più frequentate e quindi diciamo che non la frequento più attualmente, anche se ho il suo numero di telefono e siamo in contatto via WhatsApp ogni tanto, però insomma non è più come era prima. Però queste sono state le mie due amicizie a scuola. Andiamo avanti, se no mi perdo. Il tuo colore naturale di capelli, castano. Io ho i capelli castani abbastanza scuri, anche se quando ero più piccola li avevo più chiari, poi si sono inscuriti. Adesso sono rossi tinti, anche se con la luce artificiale non si vede quanto sono rossi, però alla luce del sole sono veramente molto rossi. Se trovo una foto ve la metto da qualche parte. Poi, il ricordo più brutto e il ricordo più bello della tua infanzia. Dunque, il ricordo più bello, per fortuna ne ho tanti ricordi belli, però quello più bello in assoluto, riguarda una giornata che noi avevamo trascorso a Gardaland. Penso che tutti sappiate cos'è Gardaland, quindi è inutile che io ve lo spieghi. Comunque, eravamo andati a Gardaland tutti. Tutta la mia famiglia, quindi i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, i miei cugini e anche alcuni amici, ed eravamo andati a trascorrere appunto questa giornata lì, passando tutta la giornata. Quindi dal mattino, noi siamo arrivati al mattino all'apertura dei cancelli e ce ne siamo andati via a mezzanotte quando i cancelli hanno chiuso. Quindi siamo stati lì tutto il giorno. È una giornata che io ricordo veramente con gioia. È stata bellissima perché eravamo tutti insieme, tutta la famiglia unita a fare una cosa veramente bella che è piaciuta a tutti. E negli anni, quella giornata lì è venuta fuori tante volte, perché tante volte quando mia nonna era ancora viva, ad esempio, lo diceva che bella che era stata quella giornata che avevamo passato lì. Quindi quello è proprio un bellissimo ricordo. E poi ce ne sono tanti altri. Se penso alle mie vigilie di Natale, quelle che passavo con i miei nonni quando erano vivi, quelli sono tutti bellissimi ricordi. Però se ne devo citare uno, mi viene in mente proprio quella giornata lì passata a Gardaland. Il ricordo più brutto. Dunque, ricordo più brutto, ce ne sono due in realtà, ricordi brutti della mia infanzia. Uno è sicuramente quando è morto mio nonno paterno. Quando è morto lui, io ero piccola, avevo più o meno 11 anni, forse 12, e ricordo che nella notte, squillato il telefono, era mia nonna che comunicava che appunto mio nonno era morto. E io, che ero una bambina comunque, ricordo proprio anche la paura, anche l'incomprensione, perché comunque a quell'età lì non è che si abbia proprio bene in mente che cosa succede poi. Cioè io mi ricordo che avevo pensato, e adesso? Cioè cosa facciamo adesso? Quindi ero proprio spaesata, spaventata, e quello sicuramente è il ricordo più brutto. Però ce n'è un altro che, anche se è di portata minore, è sicuramente una cosa molto meno grave della morte, però è comunque un ricordo brutto. Ricordo che quando avevo 6 anni o 7, insomma più o meno in quel periodo, mio papà, andando a sciare, si era fatto male a un ginocchio. E io ricordo che quella giornata lì, quando è venuto giù dalla pista con gli sci, mia mamma ha detto: "Papà, secondo me si è fatto male perché è sceso in un modo diverso dal solito." E poi, in effetti, quando è venuto verso di noi, zoppicava, solo che poi ha guidato fino a casa. Quindi, vedendo che guidava, io ho pensato che la cosa non fosse particolarmente grave, che fosse finita lì. Poi, quando è arrivato a casa e è andato al pronto soccorso con mia madre, io sono rimasta a casa con mia nonna. E ricordo che quando è tornato a casa, io ho aperto la porta e ho visto che praticamente gli avevano ingessato tutta la gamba fin dall'inguine fino alla caviglia. E io, che ero piccola, ero una bambina, lui poi è alto, quindi ero piccola, mi sono vista questa gamba ingessata davanti, quindi mi ha fatto anche un po', diciamo, mi ha fatto un po' spaventare perché non capivo bene cosa fosse successo. Io pensavo che lui stesse bene, poi invece è arrivato a casa così. E quindi insomma mi ero un po' spaventata, mi aveva creato un po' di malessere questa cosa. Poi non è stato nulla di grave perché poi comunque la cosa si è risolta, lui non ha mai avuto nessun problema poi negli anni a quel ginocchio, però comunque io quel momento lo ricordo come una cosa brutta, cioè per me è un brutto ricordo quello lì. Quindi sicuramente questi due sono i due brutti ricordi che ho. Poi andiamo avanti perché non so quanto ho parlato, ragazzi, verrà un video lunghissimo.
Il tuo vestito di carnevale. Allora, per parlarvi dei miei vestiti di carnevale, sono andata a recuperare alcune vecchie foto. Quindi vi dico subito che da questo momento in poi sarò ricattabile, perché sono delle foto che, insomma, lasciamo perdere, però ve le faccio vedere lo stesso in fondo. Chi se ne frega, facciamo vedere queste vecchie foto. Allora, il primo vestito di carnevale che io ho avuto, avevo 2 anni, 3 anni, non lo so, non mi ricordo. Comunque è stato un vestito di carnevale da leopardo, perché mia mamma aveva pensato di utilizzare una stoffa che fosse calda, perché comunque a febbraio è freddo, e per tenermi al caldo aveva pensato di fare questo vestito da leopardo con questa stoffa leopardata. Quindi, insomma, si vede male perché è una foto degli anni 80, quindi è una foto terribile, però insomma qualcosa forse riuscirete a vedere. Io sono questa qua che sto indicando col dito, questa è mia mamma e qua c'è mia nonna di spalle. Io ero questa vestita così, quindi vestito da leopardo. E ragazzi, è una foto degli anni 80, quindi i colori sono quelli che sono. Poi ho avuto un altro vestito che aveva fatto sempre mia mamma, da Minnie, quindi ero truccata da Minnie, vestita da Minnie con tanto di orecchie e con tanto di trucco. Quindi ragazzi, siete pronti? Perché questa foto ci vuole coraggio a vederla, e ci vuole coraggio a mostrarla. Però insomma, ve la faccio vedere lo stesso. Questo era il mio vestito di carnevale. Questo ero io a direi 8 anni, 9 anni, insomma, quell'età lì, ed ero truccata e vestita da Minnie. Quindi, ragazzi, sono ricattabile adesso, lo so, ne sono consapevole. Poi mi sono vestita da principessa per un sacco di tempo, però non ho trovato foto di quel vestito. Forse erano quelle venute meglio, combinazione non le ho trovate. Però, insomma, ero vestita comunque con il classico vestito con la gonna larga, con il tulle, la bacchetta magica, con la stellina, insomma, classico vestito da principessa. E poi l'ultima volta che mi sono mascherata avevo 19 anni e ero andata a una festa in maschera con il mio compagno e mi ero vestita da, diciamo, dama dell'Ottocento, con un vestito largo, insomma, un bel vestito. Questa è una stampa su computer, non è neanche una foto, però insomma ero vestita in questo modo. Qui avevo 19 anni e avevo questo tipo di vestito qua con la gonna blu larga e con tutto il vestito di pizzo sopra. Quindi insomma questo è stato l'ultimo vestito di carnevale che ho avuto. Poi, hai mai portato occhiali da vista o apparecchio per i denti? No, non ho mai portato nessuno dei due, né l'apparecchio per i denti né gli occhiali da vista. A che età hai iniziato a truccarti? Dunque, io ho iniziato a truccarmi più o meno a 13 anni, direi 14, insomma, più o meno quell'età. Mi ricordo che ero alla fine delle scuole medie, mi mettevo il mascara, mi mettevo un pochino di fard e basta. Poi ho cominciato a mettermi il rossetto, c'è stato un periodo in cui mi mettevo il rossetto rosso fuoco molto acceso, che non era assolutamente adeguato all'età che avevo. Ma io in qualche modo in quel periodo avevo voglia di mettermi questo rossetto così rosso, quindi me lo mettevo. E poi ho cominciato a mettermi l'ombretto in età molto avanzata, perché io l'ombretto ho cominciato a metterlo verso i 23 anni, 24, quindi un pochino più tardi rispetto, diciamo, all'età in cui ho iniziato ad avere a che fare con i trucchi. Hai mai avuto animali domestici in casa? Dunque, a questa domanda avevo già risposto in un altro tag. Comunque, io non ho mai avuto animali domestici in casa, fatta eccezione per un periodo in cui nella casa di campagna avevamo un gatto che però era il gatto dei vicini di casa, ma considerando che stava sempre con noi e gli davamo anche da mangiare, io lo consideravo il mio gatto della casa di campagna. Quindi quello è stato l'unico momento, l'unica parentesi in cui io ho avuto degli animali domestici. E poi non ne ho mai avuti. Cambiamento interiore che hai riscontrato crescendo? Questa è una domanda per la quale ci vorrebbe un video a parte, perché parlare dei cambiamenti interiori che ci sono stati nel corso di 40 anni di vita è una cosa impossibile da fare in 2 minuti, perché cambiamenti interiori ce ne sono stati e parecchi. Diciamo che il cambiamento più grande, che io posso descrivere in poche parole è sicuramente quello di essersi resa conto che esporsi e mostrarsi in maniera maggiore rispetto a quanto facessi prima porta dei vantaggi. Perché
Quindi io adesso rispetto a prima riesco ad essere più aperta e a mostrarmi di più. La dimostrazione è anche il fatto di avere un canale YouTube. Se solo che 10 anni fa mi avessero detto che io un giorno avrei avuto un canale YouTube, che avrei girato video, che mi sarei mostrata in internet, che mi sarebbe anche piaciuto farlo, avrei detto che era una cosa impossibile, che mai e poi mai l'avrei fatto. Invece, ragazzi, eccomi qua, ho il canale YouTube, mi faccio vedere in internet, mi piace anche fare video, quindi assolutamente è stato un grandissimo cambiamento. E questo forse è uno dei cambiamenti più grandi. Ti piacerebbe tornare bambina? Se sì, perché? Dunque, a me non piacerebbe tornare bambina perché se anche da bambini ci sono meno preoccupazioni e meno pensieri, comunque tornare bambini significherebbe rifare tutto il percorso che io ho fatto fino ad oggi. Quindi dover riconquistare tutte le cose che faticosamente mi sono conquistata. Dover rivivere determinate situazioni, determinati periodi che invece mi sono buttata alle spalle, quindi assolutamente no, perché significherebbe rifare tutto dall'inizio. Invece non voglio tornare indietro, io voglio andare avanti, quindi assolutamente non vorrei tornare bambina. Bene ragazzi, questa era l'ultima domanda. Credo che sia venuto un video lungo, non lo so perché ho perso la cognizione del tempo. Io comunque taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag. Scrivetemi nei commenti se lo fate, così vado a vederlo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.